Siamo con il dottor Vincenzo Viola, ci troviamo presso l'Aula Magna dell'Istituto Libero De Libero. Siamo qui perché oggi c'è la presentazione di un progetto. Che progetto? Sì, questo progetto nasce da lontano 1992, quando ero in Sicilia. Noi, che ero io sottotenente medico degli Alpini, ci mandarono in Sicilia. Lì sono stato 2 mesi con gli americani alla NATO e ho visto cose che dopo 20 anni riesco a realizzarle. Un progetto che parte con la Forma Mentis, che ho sempre avuto dell'emergenza, urgenza, nasco come chirurgo d'urgenza, per cui tutto ciò che è urgente e tutto ciò che può salvaguardare una vita umana, ben venga. Il BLSD, questo supporto di un medico di primo soccorso con l'uso del defibrillatore, oggi deve diventare una realtà. Mi sono appoggiato alle istituzioni, chiamando il sindaco De Meo, chiamando l'assessore alla cultura Lucio Biasillo, il quale, devo dire, molto fortemente ha voluto che questo progetto iniziasse qui a Fondi. Abbiamo coinvolto tutti i presidi delle scuole di Fondi e oggi facciamo una dimostrazione, sia dal punto di vista teorico che pratico, come si svolgono i corsi che noi della DNEM, io e l'equipe mia, Danilo Pallisco e Verosa Antonio, facciamo già da tempo. A chi è rivolto questo corso? Il corso adesso è rivolto ai professori e tutti gli operatori sanitari, gli operatori, scusate, scolastici che stanno nelle varie scuole. Sono loro che devono intervenire in caso di bisogno, in prima emergenza, prima che arriva l'ambulanza. C'è sempre un tempo morto dall'inizio dell'accaduto, dall'evento all'arrivo di un'ambulanza, dei supporti avanzati. Questo tempo morto deve essere gestito, deve essere ben gestito, altrimenti si rischia una vita umana. E con questi corsi noi insegniamo a gestire al meglio questo tempo X, che può variare da pochi minuti anche a frazione di ore. E allora cosa si fa? Si aspetta? L'ambulanza, si aspetta il supporto avanzato e la persona che fa? Muore. Tutti possono fare questo tipo di corso e quindi attuare queste pratiche? Tutti dovrebbero farlo perché non solo alle scuole, nei centri commerciali, nelle caserme, a casa, può succedere in mezzo alla strada. Potremmo essere testimoni di eventi inimmaginabili. Non parlo di catastrofe, ma parlo di cose anche singole, con cose casalinghe. E lì gestire una situazione del genere può salvare una vita umana ed è una cosa che nel 2000, quasi 14, non possiamo non vederla. Quali sono diciamo, quei pericoli che possono essere, quelle situazioni che possono essere affrontate nel primo soccorso? Tutti i pericoli, tutti l'infartuato, il traumatizzato di strada. Noi quest'anno, o l'anno scorso e quest'anno, abbiamo abilitato quasi 80 bagnini a Sperlonga, io, Danilo e Antonio, e quindi l'hanno negato chiaramente nelle spiagge, una sicurezza a mare, tutti quegli eventi che possono avere un arresto cardiorespiratorio e con questo BLSD avere un supporto delle funzioni vitali fino all'arrivo chiaro dei supporti avanzati, che è l'ambulanza col medico a bordo, eccetera, eccetera. Oggi faremo una dimostrazione, una panoramica. I corsi poi insieme ai professori, insieme ai presidi, vedremo di gestire al meglio nelle varie scuole, nelle varie aule che loro mi mettono a disposizione. Il corso deve durare al minimo 5 ore. E con una parte iniziale teorica, una parte pratica, un quiz finale, e se il discente si è reso in pratica pronto, presente e preparato, anche il diploma di abilitazione a usare il defibrillatore. Assessore Lucio Biasillo, che come ha detto Vincenzo Viola, ha accolto insieme all'amministrazione positivamente questa iniziativa. Sì, abbiamo accolto con favore naturalmente un'iniziativa di questo tipo che diventa fondamentale e importante soprattutto in un luogo dove
quotidianamente trascorrono la propria esistenza, la propria vita, tanti ragazzi. Stiamo parlando delle scuole secondarie di secondo grado e non solo di Fondi, ma anche delle scuole primarie e di secondarie di primo grado. Quindi si tratta di coinvolgere tutti i docenti, il personale non docente. Perché? Perché qui all'occasione bisogna essere pronti per poter intervenire prontamente ed evitare naturalmente tanti problemi e tanti disagi che spesso si creano proprio per impreparazione. Ci aspettiamo una grande partecipazione naturalmente da parte della scuola, abbiamo sollecitato tutti i presidi e tutti i dirigenti sono naturalmente stati immediatamente d'accordo con l'entusiasmo del dottor Viola. Noi come amministrazione ci auguriamo che la sensibilità verso problematiche della salute, soprattutto relativa al pronto intervento, ecco, siano sempre più così messe a disposizione di tutti e che tutti siamo sempre più pronti ad intervenire durante i problemi e nelle difficoltà.